Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete sempre su NBA Revival Zone. Come sapete è periodo di rumors, oltre che di Olimpiadi. Sono tanti i rumors che si sentono in questo periodo, soprattutto pre-draft, che sarà tra un paio di giorni. In particolar modo, Bradley Beal, conteso tra Warriors e Celtics, DeMar DeRozan e Kyle Lowry, che si offrono ai Lakers, così come più o meno Spencer Dinwiddie, Russell Westbrook, che ovviamente se Beal dovesse andare via, andrebbe via anche lui dagli Washington Wizards, e poi c'è la questione legata a Kawhi Leonard, che pare possa rimanere ai Clippers e rinnovare il suo contratto. Ultimo, ma non ultimo, ovviamente, Christopher Emmanuel Paul. Chris Paul, che c'entra coi Pelicans, mi direte voi? Cercherò in questo video di illustrarvi uno scenario per cui io credo che la franchigia di New Orleans, guidata dal nuovo head coach Willie Green, stia provando in tutti i modi a riportare Chris Paul dove tutto ebbe inizio dopo quel draft del 2005. Se ci siete, vi illustro tre indizi che solitamente fanno una prova. Vai! Indizio numero uno, signori, è proprio l'head coach Willie Green. Perché Willie Green? Willie Green era il vice allenatore in questa stagione di Monty Williams ai Phoenix Suns. Allenatore assai apprezzato dal Chris Paul di qui sopra, che dice di lui l'allenatore più umile e preparato che vedrete mai nella vostra vita. Indizio numero 1, Willie Green. Indizio numero 2. In questi giorni i Memphis Grizzlies stanno provando a scalare il draft. I Grizzlies hanno al momento la scelta numero 17 e hanno sufficiente spazio salariale per assorbire un eventuale contratto pesante in aggiunta a una scelta più alta per salire e scegliere più in alto al draft. Perché Memphis dovrebbe farlo? Semplicemente perché ha un mercato troppo piccolo per ambire a free agent di lusso e quindi deve giocare con le scelte. Cos'ha New Orleans da offrire? La scelta numero 10, quindi 7 posizioni più in alto, e aggiungerebbe il contratto di Eric Bledsoe, che nella prossima stagione dovrebbe guadagnare circa 18 milioni di dollari e sarebbe un contratto assorbibile proprio dai Memphis Grizzlies. In questo modo, i Pelicans, oltre a liberare circa 18 milioni di Bledsoe, libererebbero anche di fatto il posto da point guard. Indizio numero 3. E questa è la questione più spinosa, ed è ovviamente quella legata al rinnovo contrattuale o potenziale rinnovo di Lonzo Ball. Qui gira la chiave di volta di tutta la questione. Perché? Perché qui dipende i Pelicans da cosa vogliono fare. Vogliono continuare a puntare sul core Lonzo, Zion, Ingram per i prossimi anni cercando di farli crescere assieme, cosa che per gli scorsi due anni non mi pare sia andata proprio benissimo, ecco, giusto per usare un eufemismo, oppure punti a prendere il miglior veterano, il miglior giocatore per far crescere i giovani che hai a roster, in questo caso Williamson, che dovrebbe essere il giocatore o uno dei dominatori del prossimo decennio NBA, e quindi portare da Phoenix Chris Paul per anche solo una sola stagione ai Pelicans nel tentativo che, di ottenere da Chris Paul ciò che Chris Paul ha ottenuto da Booker e Ayton ai Suns questa stagione, o da Shai Gilgeous-Alexander e Lu Dort ai Thunder nella passata stagione. Lo scambio, quello che ipotizzo, è Chris Paul che esercita la sua opzione da 44 milioni con i Phoenix Suns, Lonzo Ball viene rinnovato a cifre da vedere con i Pelicans, scambio Lonzo Ball e Steven Adams verso i Phoenix Suns, Chris Paul verso i New Orleans Pelicans. Io la vedo sinceramente come una win-win. Perché? Perché è chiaro che lato Suns perdi Chris Paul, ma fai entrare Lonzo Ball, sottovalutatissimo, e soprattutto Steven Adams. Quest'anno abbiamo visto che, soprattutto a livello di Finals NBA, nel momento in cui Ayton era in panchina e i Suns erano costretti a giocare small ball, i Milwaukee Bucks hanno dominato. Avere un centro di riserva come Steven Adams a coprire di DeAndre Ayton potrebbe essere una soluzione apprezzabile e apprezzata. Ovviamente
Lonzo Ball andrebbe a sostituire Chris Paul nel ruolo di playmaker, fermo restando che il leader senza CP3 dovrebbe essere Devin Booker e non Lonzo Ball. Dall'altra parte, ovviamente, abbiamo già detto Chris Paul a svezzare definitivamente Zion Williamson e perché no anche Brandon Ingram per una stagione. Sarebbe free agent la stagione successiva, quindi ritarderebbe solamente di un anno, okay, che non ha tanto tempo ancora davanti, ma ritarderebbe di un anno la sua definitiva e finale rincorsa all'anello, ma avrebbe la possibilità di tornare, come detto, dove tutto ebbe inizio, a New Orleans, che lo accolse nei suoi anni di gioventù NBA, chiudere un cerchio, far crescere Zion Williamson e poi liberare spazio per permettere ai Pelicans di magari inserire poi un giocatore di assoluto spessore nella free agency del 2022. E occhio, perché nella free agency 2022 diciamo che qualche nome c'è, player options permettendo. Si parla di Irving, Harden, Durant, Stephen Curry, vediamo chi c'è, Chris Paul di nuovo volendo, Bradley Beal, John Wall, Russell Westbrook, insomma. Nel 2022, con tutte le player option da vedere se verranno esercitate o meno, ci sono potenzialmente tanti, tanti, tanti bei giocatori. E presentarsi con uno Zion Williamson cresciuto sotto l'ala protettrice di Chris Paul potrebbe essere una buona cosa. Se tre indizi fanno una prova, io comunque la pista Pelicans la terrei sott'occhio in questa off-season. Ditemi come sempre cosa ne pensate usando i commenti sotto al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video di NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.